Buonasera a tutti e benvenuti al primo appuntamento degli aperitivi delle Pergamene. Questo singolare titolo che abbiamo dato pensando a una particolare rubrica che ha ormai festeggiato già l'anno di età, che si chiama I racconti delle Pergamene e che è una rubrica curata dalla Corsa all'Anello, quindi in seno a questa istituzione culturale e folcloristica narnese, che intende con un'uscita quindicinale veicolare, divulgare delle piccole pillole di storia locale, ma anche più allargata, se possibile, e quindi coniugare la storia, la sua divulgazione e sia per dare maggiori informazioni al contesto, al mondo dei rievocatori che sono molto interessati a ricevere più informazioni possibile, ma anche allargata sia alla comunità narnese, ma soprattutto a quanti sono interessati al mondo della rievocazione storica, che in Italia è una realtà piuttosto importante, molto diffusa in tutte le regioni italiane. E quindi già questa rubrica ha avuto un buon successo, abbiamo già un ritorno importante perché abbiamo visto quanti collegamenti si sono creati con tanti altri siti, tante altre realtà che come noi sono appassionati di rievocazione storica, in particolare di quel grandissimo periodo, grandissimo proprio in termini chiaramente qualitativi, per noi è una sorta di faro identitario, ma anche soprattutto per il periodo a livello quantitativo è un periodo enorme, no? Dalla caduta dell'Impero Romano in avanti per circa un millennio, quindi diciamo che è un periodo talmente vasto che potremmo andare avanti a raccontare vicende e situazioni per anni e anni e anni. Non mi dilungo in questa presentazione perché voglio dare spazio poi a quello che abbiamo pensato per questi quattro appuntamenti, quindi oggi è il primo, nei giorni seguenti ci saranno gli altri tre, dove metteremo un pochino in evidenza quattro di questi racconti e ogni volta incontreremo l'autore di questi racconti. Stasera per esempio abbiamo Bruno Marone, noto storico locale, che da tanti anni meritoriamente diffonde tante informazioni e fa una vera e propria ricerca sulle fonti reali che fortunatamente ancora sono presenti, e lui tramite questa ricerca poi non si ferma solo insomma, a farla per se stesso, ma ha piacere di divulgarla. E noi lo ringraziamo tanto di questa sua disponibilità. E abbiamo pensato di unire la divulgazione di questi racconti, di queste pillole di storia, unirla alla promozione di prodotti, di pregiati prodotti locali. E quindi abbiamo pensato di abbinare ogni racconto ad una cantina di produzione di vino locale. E oggi quindi abbiamo insieme a noi la cantina e il produttore Leonardo Bussoletti, che è stato uno dei promotori di quella associazione del consorzio del ciliegiolo di Narni, che ha portato questo prodotto veramente alla ribalta, finalmente, e insieme a tanti altri produttori, alcuni dei quali ci saranno nei giorni successivi, saranno presenti negli altri appuntamenti. Questa chiacchierata la facciamo insieme ad un'altra amica della Corsa all'Anello, che è qui accanto a me, Eleonora Mancini, che è una persona che ha approfondito anche lei molte questioni storiche del territorio, si è occupata anche di musei, si è occupata di ricercare tradizioni locali, del folklore,
e è anche specializzata proprio in antropologia culturale. Questa è l'ultima delle sue specializzazioni, delle sue tante specializzazioni. E qui accanto a me intervisterà l'autore del racconto, che è appunto Bruno Marone. Inizierei quindi subito dando la parola a Leonardo Bussoletti, produttore di Ciliegiolo e quant'altro. Buonasera a tutti, grazie veramente dell'invito, per me è sempre un onore, ringrazio innanzitutto a te Marco, ma soprattutto l'ente Corsa, il Comune di Narni, perché è sempre un grande piacere per noi parlare, che siamo narnesi, parlare di vino in questa città. Penso che il Ciliegiolo oggi, non vorrei tanto parlare della mia azienda perché poi magari un po' si conosce e se ne è sentito parlare, mi piacerebbe invece un po' ripercorrere quello che è stato il percorso del Ciliegiolo qui a Narni. E lo farei intanto iniziando, visto che hai detto un aperitivo, versando un po' di Ciliegiolo. Questa sera ho portato, visto che c'era Bruno Marone, perché lui è un grande intenditore di Ciliegiolo, la nuova annata di Brecciaro, che è anche il mio primo vino che ho fatto, l'annata 2019. Non farò una degustazione tecnica perché non so molto bravo nelle degustazioni tecniche, io so più per berlo il vino più che per degustarlo, e quindi è una cosa interessante invece secondo me far comprendere a chi magari non è tanto inserito nel mondo del vino, dell'enogastronomia, quanto sia stato intanto Cin, salute, quanto sia stato importante questo percorso per questo vitigno. Dobbiamo pensare, e poi magari Bruno, che è più bravo di me, no? Questa è una zona che effettivamente è di grande produzione di vite e di olio. Poi per varie vicissime parliamo quindi dei greci, degli etruschi, dei romani, no? Anche perché per il fatto che c'erano i due porti fluviali di Otricoli e di Stifone, no? Cosa che oggi Stifone sta vivendo una nuova giovinezza. Quindi qui c'era una grande produzione di vino e di olio. Questo vino e questo vitigno, che qui storicamente si è sempre coltivato, nel corso degli anni 70-80 era andato un po' perso per varie vicissitudini, per i vini del Nuovo Mondo, no? E quindi molti qui in zona, molti produttori, tra cui io, insomma, io ho creato un'azienda puntando su questo vitigno, cosa che in quegli anni era abbastanza bistrattato e quindi era considerato come un vitigno minore, no? E quindi abbiamo creato comunque questa associazione e un gruppo di produttori che invece l'hanno portato un po' alla ribalta in questi ultimi periodi. La cosa interessante e che mi piace sempre raccontare è perché uno magari non ha la sensazione di quanto si possa parlare di vino e di Narni al di fuori di Narni, no? Ho avuto modo di visitare nelle ultime settimane un po' di produttori importanti anche toscani o piemontesi, no? E loro stessi quando mi vedono dice: ma come state andando bene? Cioè il Ciliegiolo se ne sente parlare, si inizia a trovare. Segno è che comunque sicuramente è un vitigno importante, è una zona importante di produzione. Il Ciliegiolo è un vitigno, io dico sempre, moderno, per quanto è antico, no? Perché è un vino che si adatta un po' a tutto. Cioè, è un vino che puoi berlo dall'antipasto al dolce, quindi un vino a 360 gradi. Questo, e credo che sia stata la grande fortuna di questo vitigno. Altre due cose interessanti sono che
noi viviamo in alla metà di due zone vitivinicole molto importanti, no? Che hanno fatto un po' la storia dell'Umbria vitivinicola italiana, che sono Orvieto prima e poi Montefalco, no? Eravamo un po' considerati questa zona un po' la Cenerentola. Credo che oggi il Ciliegiolo abbia riscattato anche questo, insomma, l'alternativa vera ad un vino rosso importante umbro. Seconda cosa, secondo me, da non sottovalutare è il fatto che anche a livello turistico, no, stiamo riscuotendo abbastanza successo. Pochi vini in Italia si possono fregiare del fatto di aver legato, di naturalmente, non perché ce lo siamo inventati, però un vitigno ad un territorio e comunque ad una città. Quando parliamo di Narni, logicamente di Ciliegiolo di Narni, non parliamo solamente di Narni come città, ma parliamo di un comprensorio abbastanza ampio, quindi parliamo di Ameglia, parliamo di San Gemini, parliamo di Otricoli, arriviamo fino a Terni. Quindi questo vino però riesce a dare veramente un'identità ad un territorio ben preciso. E oggi devo ringraziare anche tutti coloro che ci hanno aiutato, quindi tutti i vari ristoranti, bar. Basta pensare che fino a 10 anni fa era difficile trovare una bottiglia di ciliegione in un ristorante a Narni o comunque nel comprensorio narnese o ternano, no? E anche grazie a loro ci ha dato questa una grande visibilità. E speriamo che questo possa ancora di più diventare un po' il nostro fiore all'occhiello, perché io dico, alcune grandi città si sono fatte grandi con un vino legato al nome proprio di una città, e quindi speriamo che Narni possa fare, e tutto il comprensorio possa fare questo percorso. Io non posso fare altro che fare un brindisi e augurare a tutti una buona serata. Grazie Leonardo. Con questo auspicio ci inoltriamo quindi nell'appuntamento di oggi, che appunto vuole unire sicuramente delle eccellenze positive del territorio, e questo è anche un intendimento proprio anche della Corsa all'Anello, perché chiaramente la Corsa all'Anello, essendo la manifestazione principale del nostro territorio, quando si muove, quando fa promozione, è incisiva sicuramente, no? È molto utile. E quindi credo che sia assolutamente sensato connettersi con le varie realtà del territorio e darsi forza l'un l'altro. Dicevamo, ci inoltriamo, Leonora, il tema dell'appuntamento, che è appunto il racconto In taberna quando sumus, intitolato così da Bruno Marone, e che verrà letto da Graziano Bartolucci, che convoco per leggere il racconto, di cui poi discuteremo. Pensieri sparsi di un commensale all'osteria di Narni. Le hanno chiamato osterie e passi. Entri e ti trovi in un medioevo palpabile, per quanto talvolta approssimativo. Ambienti che viaggiano ormai oltre i 1000 anni, incannusciati e laterizi, mattoni di riuso e materiali di spoglio. Va bene. Siedi su rustici sgabelli, fanciulla che si avvicina. Hai in mano carte, il mangiar del giorno. Bianco o rosso? Blu, rispondo. Ragazza mia, se non so cosa mangerò, come faccio a dirti? È poco più che una bambina, arrossisce leggermente compiunta. Mia moglie mi guarda alla verme. Su dai, portalo rosso che fa sangue. Anche lei, giovane, sa che la diceria è una sciocchezza e sorride. Equilibrio ristabilito. Voglio braciole e salsicce. Lei, vabbè, ma tant'è, avrei optato per i fagioli con le codiche. Andiamo sul leggero. Mangiamo sotto il livello di una chiesa benedettina. A 1028 anni quest'anno, un tizio donò un monastero che era lì e loro, i farfensi, ne fecero una chiesa capolavoro. Il portale di destra, scanso equivoci, ci misero due aquile, corno evangeli. Il loro abate,
Berardo Ascarello aveva affermato che nel mezzo della lotta per le investiture la prima obbedienza si deve a Cesare e la seconda a Dio. Perché nel Vangelo sta scritto date a Cesare e poi aggiunto date a Dio quel che è di Dio. Così l'abate fissò le precedenze e le raffigurò nel portale di sinistra, ma di destra perché officiasse nella Chiesa. Imperatore in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, questo era in principio, e non come da traduzione di Umberto Eco. Arrivano le salsicce, ma prima ascolto il vino. Brilla tremulo vermiglio nella controluce dell'oscillante lampada, riempie il gotto di terracotta. Traditore quant'altri mai, tiene buon mezzo e sei portato a tirarlo giù di botto. Ma di botto in botto poi le gambe reggono sempre peggio. C'è anche la braciola, ancora soffrigge appena tolta dalla brace ardente. Mangia assorto. Dove ti sei cacciato? Fa lei, che sa bene come questa città rapisca troppo spesso la mia presenza. C'è una cisterna nascosta in una chiesa sotterranea e che sotto quella chiesa c'è una cisterna romana, in perfetta efficienza. Sta alla fine di una chiesa sotterranea, esattamente sotto la prima, ma orientata in senso inverso, ove certe sere piovose non entra nessuno, del silenzio ovatta. Te ne stai lì e senti gocciare, lento, prima, terza, sesta, nona, vespero e compieta. Poi, prima e seconda vigilia, e il monachello passava con la lucerna nelle gelide notti invernali per vedere se qualche giovane confratello continuasse il sonno. Trovava il miserello e gli passava la lucerna. Finito l'uffizio, chi aveva in mano il lume rimaneva a digiuno il giorno dopo. Al monastero si mangiava una volta al giorno, quindi digiuno lunghissimo, tranne se fosse stata estate, nella quale si mangiavano due pasti al giorno. Altri tempi. Mai giocato a Filomena? Se sbagli, bevi. Arrivano nuovi commensali. L'osteria si riempie. Ragazzi mangiano. Poi comincia un gioco per sbronze. Si chiama Filomena. È un gioco che intreccia prontezza di lingua e sveltezza con le braccia. Se sbagli, bevi. E più bevi, e più ti sbagli. Finisci e sbornia come è normale. Bizzarri capitelli ammoniscono contro i peccati. La Chiesa ha capitelli che ammoniscono contro il peccato. La gola è peccato. E nell'ultimo capitello di destra, che sarebbe poi di sinistra per l'officiante, c'è un intreccio di diavoli peccatori che promuove angoscia. Alla luce delle tremolanti candele sembrano serpenti vivi. Lato epistole. Si può rimediare la richiesta di perdono. In quanti modi nei secoli è mutata la confessione. Riguarda anche peccati di gola. In quell'angolo oscuro di Narni avvengono anche peccati di carne. Gli angeli sorridono, le aquile girano la regale testa e i demoni bestemmiano. Sanno che Dante ha detto bugia quando ha spedito loro Paolo e Francesca, mai pervenuti laggiù. Ma si sa, i fiorentini mentono per la gola. Si esce e piove autunno e pensi al volvere irresistibile delle stagioni. Quanti amici, quante gioie, quante storie hanno intrecciato le vicende sotto il portico animato dai leoni ormai smozzicati dall'uso. Sale lentamente nella nebbia nell'anima. E fino a quando non svanirai anche tu nella presenza e nella memoria? Prima, terza, sesta, nona, vespero e compieta. Grazie. Bene, grazie Dante. Bellissimo, bellissimo, grazie a voi. Una bellissima lettura che ci porta ad uno dei tanti articoli che sono stati pubblicati anche nel sito internet e sono tuttora raggiungibili e godibilissimi, riguardano proprio i racconti delle pergamene. Questo di Bruno ha la particolarità, ne ha una, tra tante che li discosta dagli altri, che ha un sapore più intimo, un sapore di ricordi, di vita vissuta che sì, è la sua, certamente la sua, ma chiunque è entrato in un'osteria più o meno si riconosce nelle atmosfere che Bruno racconta. E le atmosfere che Bruno ci racconta appartengono ad una osteria, nello specifico, ma che è estendibile a tutte le altre, perché la vita di osteria è quella. È l'osteria di Santa Maria quella che lui racconta, perché la nomino?
e non passo oltre, pur avendo detto che appartiene a tutte, per la sua posizione. E ci torno tra un attimo. Il tempo che ci racconta Bruno lo esplicita benissimo nel titolo del contributo, In taberna quando sumus, che è anche il titolo di un canto, di un carme famosissimo, che appartiene alla cultura medievale, composto tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, probabilmente in area francese o tedesca, non lo sappiamo esattamente, sappiamo che appartiene insieme ad altri canti ad una raccolta di canti che sono in un manoscritto miniato conservato nella biblioteca attualmente di Monaco di Baviera, la biblioteca statale. Questo canto inizia dicendo: quando siamo in taverna non ci preoccupiamo del tempo che passa, non ci preoccupiamo di quando saremo terra. Tradotto in latino ha una musicalità tutta diversa, ovviamente. E perché lo dico? Perché in realtà dalla parte opposta di quella strettissima via che divide l'osteria di Santa Maria, di cui abbiamo sentito e narrare le atmosfere, di tempi presenti, in realtà Bruno ci fa fare un salto di 1000 anni, un salto di spazio brevissimo, di tempo lunghissimo, dove però il tempo non è più sospeso come quando si entra in osteria, dove non c'è più il tempo del divertimento e basta. In osteria il tempo non esiste. Sai quando entri, non sai quando esci, e tutto quello che viene nel mezzo è divertimento puro. Avveniva, come dice il canto il latino, nel XII secolo, e avviene tuttora. E avverrà tuttora, anzi avverrà in futuro, sicuramente. E però dall'altra parte della via, prima, terza, sesta, nona, il tempo è cadenzato, era cadenzato in maniera precisa, in maniera inesorabile, da chi viveva l'altro spazio. Uno spazio che ha un padrone, e quel padrone ancora oggi è ben evidente nella facciata, no? Quelle due aquile ci dicono esattamente a chi appartengono. Ed è per questo che chiedo a Bruno, dopo questa lunga premessa, cosa c'era dall'altra parte della via? Il tempo era così preciso, era così scandito, che sembra non aver avuto divertimento. Cosa ci puoi raccontare? Ma sai, questa roba mi viene quando mi annoio a scrivere cose serie. Mi annoio, allora scrivo qualcosa che mi divaghi un po'. Però questa roba qui, questa cosa specifica, è un pochino più pesantuccia rispetto alle cose che sono abituato a scrivere. Perché di là che c'è? Di là c'è questa chiesa. È donata ai Farfensi da un aristocratico narnese, Bernardo di Rolando, l'anno è preciso, 1100. E questa chiesa ha delle caratteristiche che mi costringono a invitare la gente a visitarla molto bene. Una prima caratteristica che colpisce è la tecnica costruttiva, che non si ritrova in 1000 altre chiese. La tecnica dell'arco a sesto ribassato è una tecnica che non è narnese come pensavano gli storici qualche tempo fa, è importata in realtà, che però riguarda un'area molto ristretta, l'area sabino-narnese, narnese, sì, narnese possiamo dire in questo modo, anche perché Narni in quel periodo ha un ruolo, riveste un ruolo di assoluta preminenza. Nella Comunità Ternana non c'è un'altra città. Capisco che qualcuno mi guarda perplesso, perché nel Medioevo non esiste città che non abbia vescovo. Siccome Terni per anni, anzi per secoli non ha avuto vescovo, conseguentemente era l'unica città che gravava sulla conca. E si estendeva per varie vicissitudini che non dico, anche nell'Odricolano ovviamente. E quindi questa presenza pesante che si evidenzia attraverso una tecnica costruttiva che riguarderà anche la cattedrale, ma prima ancora ha riguardato San Martino, prima ancora San Pietro de Centomuros, che non è una chiesa narnese, ma che dà origine a tutta questa trafila di costruzioni che adottano questo tipo di... Ma questo è un aspetto. Poi c'è l'altro aspetto. Tu dici il tempo, certo il tempo scandito. Diciamo, la chiesa aveva due tempi, che sono classicamente rappresentati in una chiesa bellissima che è fuori Narni, Santa Pudenziana. C'è il tempo nostro della vita e poi c'è il tempo che è l'eternità. Lì classicamente come è rappresentata? Da una parte c'è una cadenza pasquale, dall'altra una lapide totalmente pulita,
e dove sta? A destra del celebrante. Perché? Perché indica l'eternità. A sinistra indica il tempo, la Pasqua, le cadenze. E quindi giusto, ma prima, terza, sesta e compagnia, che è poi è l'orario dei monaci sostanzialmente, è quello che ci riguarda, perché noi siamo quelli che siamo nel tempo. Poi saremo in eternità in qualche modo, questo non saprei dirvelo, ma comunque questo era l'intento dei costruttori antichi. Vino? Posso parlare del vino in un altro senso? Allora, riflettevo. Ti ascolto sempre, seguo. Riflettevo in questo modo. Il vino qui ha una lunga tradizione, è inutile ripeterselo, hai ragione, ha una lunghissima tradizione. Un esame attento ai documenti mi porta a dire che non è soltanto un modo di coltivazione della vite da noi. Voi tutti sapete che è la vite maritata quella che domina il mondo romano. Qui invece abbiamo una cultura che è anche per recinzioni. Cioè la tecnica, come dire, di coltivazione della vite che è proprio francese tutto sommato, non proprio italiana. E da chi è portata questa roba? Perché poi noi pensiamo a Medioevo chiuso, ma manco per idea. Viene portata da monaci della Normandia, per esempio, da noi. Probabilmente, non ne sono certissimo, ma siccome nella loro proprietà esiste questa cosa, e quindi c'è anche questo, come dire, questo trasferire di saperi, che nel Medioevo buio, sai, alle volte ironicamente dico probabilmente perché non c'è la luce elettrica, ma insomma il concetto di Medioevo buio, di un Medioevo che non colloquiasse non esiste. Anche perché c'era un piccolo tecnico particolare, che tutti parlavano latino, i sapienti, e conseguentemente poteva parlare tranquillamente ad Amburgo, come a Parigi, come, che ne so, a Lisbona, e mi capivano. E quindi questa universalità del Medioevo bisogna che ce la mettiamo bene in testa, che si traduce anche in queste cose. L'altro elemento che volevo sottolineare, e torno sempre al vino, tralascio la storia, tralascio i soggetti, tralascio tutto quello che poi si può raccontare del vino a Narni, ma una cosa mi va di dirla, che è questa. Il vino ha un carattere sacrale, ci avete mai pensato? Ha un carattere sacrale, ma non per la civiltà nostra cristiana, ma anche per la civiltà romana. Ha una divinità dedicata. E mi viene da pensare una cosa che forse è un pochino anche radicale, ma la dico uguale. Io, per qualche verso, accosto il pane al Padre, il vino al Figlio e l'olio allo Spirito Santo, perché se ci pensate bene sono tre elementi che vengono comunque così dedicati. Il Padre è il pane, come dire, il nutrimento base, no? Che poi, detto così, è un pochino eredicale, me ne rendo conto, ma insomma sarebbe un discorso da approfondire ulteriormente, ma mettiamolo in questo modo. Il Figlio invece che cos'è? È, se volete, l'allegria del messaggio. Chi pensa che il cristianesimo è una religione triste, non ha capito, proprio sta fuori. E quindi l'allegria del messaggio, tant'è che poi lo utilizza, lo sacramentalizza. L'olio lo so, sì. Dove si usa l'olio? L'olio è la grisi, ma perché? Lo Spirito Santo. E questa idea piuttosto balzana comunque mi è venuta. E penso che non abbia, sia per qualche verso fondata nelle cose. E quindi anche il tempo che si misura con le cose che mangi, che bevi, rispetto a, come dire, all'eternità che invece è estranea a tutto questo. Diventa una... il concetto è un po' quello di Severino Boezio. Che cos'è l'eternità secondo lui? L'eternità è il possesso di una vita interminabile tutto insieme. È il possesso, tutto insieme, contemporaneo se volete, di una vita interminabile. E lui la rappresenta con un cerchio, anche questo è importante, non è una retta. L'eternità è un cerchio, perché se fosse retta sarebbe infinita. E quindi il concetto di infinito è diverso ed eterno. E tutta questa roba, no, che poi dice, ma come stai all'osteria, stai con tua moglie, ma che ti metti a ragionare? Infatti la mia signora in genere mi dice, torna. Però ti viene da pensare, capito? Perché sono tutti elementi che in una città come Narni vengono stimolati. Perché? Perché questa città è fatta in questo modo. Probabilmente anche altre città sono fatte. Però tenete conto di un fatto, che questo concetto che vi ho espresso, cioè la rappresentazione icastica di una situazione dove c'hai il tempo e l'eternità sta solo in un posto, si chiama Santa Potenziana e sta solo a Narni. Non troverete mai in nessun posto del mondo, almeno per mia scienza, ma credo aver abbastanza esplorato, un luogo dove viene rappresentato la Pasqua in quel modo. Ma non solo, ma c'è addirittura un richiamo culturale che è pazzesco. Il monaco che l'ha commissionato, a parte commissionare la lapide con quella cadenza, conclude dicendo Pesach.
Pensa che il termine ebraico per dire Pasqua. E che ci vuole dire lui? Ci vuole dire che conosce quindi a Narni, in quel periodo di tempo, c'è gente che conosce l'ebraico. E poi fa una cosa ancora più raffinata, per farci capire che è la Pesach degli ebrei, e per cui sarebbe da ragionare anche su questa su questo riconoscimento di primogenitura, falla e Onchal, lo spiego brevemente, l'hai fatta in questo modo rispetto alla capitale, che invece è l'altra. E questi fatti, che ripeto, dovrebbero interessarci, perché siamo gli unici che ne siamo in possesso. E allora torniamo a questa commistione fra l'elemento umano, che è il mangiare, che è il tempo, rispetto all'eternità, che è pur sempre richiamata, è il genio, se volete, quello che Shadow prima chiamava un po' il genio del cristianesimo, no? Rispetto al quale poi possiamo, come dire, avere idee tutto diverse, ma almeno interpretiamolo e cerchiamo di capirlo in questi termini. Non so se ci sono altre domande, io sono qui. Un'altra cosa mi incuriosiva, e mi incuriosisce proprio perché ci riporta ai giorni nostri, quindi noi parliamo sì di Narni, di Medioevo, di Corsolanello, tutto quello che vogliamo, però abbiamo intuito, abbiamo capito che è una nostra grande risorsa anche per il futuro, tanto culturale quanto economico, perché è giusto chiamarlo, no, con il nome che ha. L'azione culturale, perché io la chiamo così, quella intrapresa dalla cantina Bussoletti, di riprendere un vitigno antico, valorizzarlo, dargli la giusta importanza, è tanto importante, perché ci rimanda anche alla consapevolezza che dobbiamo avere una conoscenza del nostro paesaggio agrario antico, che abbiamo perduto, nel senso che non siamo più capaci di ricostruirlo, e questo soltanto un'azione di studio sulle fonti ci può permettere di capire, le fonti disponibili ovviamente, ma che Bruno ha ampiamente studiato, ricostruito, le fonti ce le abbiamo. Noi possiamo addirittura oggi, in questo istante, se vogliamo vedere com'era per esempio la struttura del territorio narnese, mi riferisco soprattutto alla Piana ovviamente, in epoca romana, o meglio, ritrovare gli assi di centuriazione, nonostante che il Nera ha fatto poi quello che ha combinato, noi lo individuiamo perfettamente. E mi consentirete di anticiparvi un concetto che è abbastanza complicatino, ma penso che poi alla fine si capisce. Il centro della Narnia romana non era l'attuale piazza dei Priori, affatto, era esattamente il lato destro di Santa Maria Maggiore, attualmente conosciuta come San Domenico. Se voi vi mettete sulla torre di San Domenico, traguardate tranquillamente la Flaminia, l'asse della Flaminia verso Terni, che è esattamente il decumano, e sia urbano sia della terra. Quindi, caro Leonardo, anche su sta roba, per qualche verso farci una riflessione, che abbinare conoscenza... Tante volte mi sono fatto anche delle domande, e girando penso sempre a quanto siano stati intelligenti. E non a caso chi ha coltivato queste colline le ha prese come punto di riferimento, perché se voi guardate la morfologia di questi terreni, che è una cosa abbastanza unica, cioè si trovano delle terre talmente fertili e diverse l'una dall'altra che sembrano quasi adattate per diversi tipi di coltivazione. Cioè la dolce collina che abbiamo noi, che oggi con i cambiamenti climatici può avere anche problematiche, ma le coltivazioni della vite e dell'olivo intorno ai 200-300 metri era comunque l'ottimo, l'ideale per quel periodo, quel tempo. Cioè non a caso, cioè io non è che... mi sono sempre abituato a fare le cose al contrario di come la pensano tutti, no? Ma cioè, il ciliegiolo secondo me era un vitigno straordinario, lo è stato sempre, era solamente un'epoca e un periodo in cui questo prodotto non poteva emergere, perché le mode cambiano, i gusti cambiano, no? Però bisogna dare quello che è al ciliegiolo e dire che già il Soderini nel 700 comunque parlava di ciliegiolo. Cioè, tutti i miei nonni, ad esempio, quando piantavano, prima non si faceva come si fa adesso, no? Che sappiamo la pianta di vite che piantiamo, no? Piantiamo il ciliegiolo, il sangiovese, si piantava un po' di tutto, no? Certo. Non si sapeva nemmeno quello. Il ciliegiolo c'era sempre. Era il vino di tutti i giorni, il vino che doveva essere consumato entro l'anno.
La cosa più interessante quando viene, quando si sono iniziati a fare gli studi su questo vitigno, e si è capito che prima si parlava, e qui faccio riferimento a Bruno, no? Si pensava che da Santiago di Compostela i frati avessero portato questo vitigno. Poi non c'è nessun riscontro su questo. Le ultime studi fatti dall'Università di Pisa parlano addirittura che sia il primo genitore del Sangiovese. E questa secondo me è una cosa straordinaria, attento, perché parliamo di Sangiovese come uno dei vitigni più storici. C'è un elemento, guarda, che ti in aggiunta. Parlavo con un professore dell'Università di Reggio Calabria che hanno studiato esattamente il genoma dei vini. Il Sangiovese sarebbe il capostipite. Non so se è chiaro, questa è zona, lo dimentichiamo spesso, di fortissima presenza bizantina, come ben sapete. E conseguentemente non escluderei un passaggio di questa natura. E qui consentitemi una parentesi. Narni, per tutto il periodo, fin quando non sono arrivati i Franchi, diciamo, è stata fortemente piazzaforte bizantina. E conseguentemente è normale che si adottassero vitigni provenienti da quell'area, o si esaltassero. Perché? Perché i legionari, i cosiddetti limitanei, che difendevano questo territorio per conto di Bisanzio, facevano una coltivazione loro, nel senso che conoscevano i loro prodotti. Non lo escluderei, bisognerebbe forse approfondire un attimo l'argomento, però è vero che questa presenza si sente forte nella toponomastica, che è ricca di elementi bizantini, si sente forte nella relazione delle chiese. Non escluderei che è, come dire, fondante il ragionamento che dice che anche i prodotti, alcuni prodotti perlomeno, provengano da quell'area. L'altra cosa che a me piace sempre pensare, no? Che se uno guarda l'aspetto fisico di un grappolo di ciliegiolo e un tecnico dice ma forse non è un grappolo tanto adatto per fare il vino, no? Perché sembra più un grappolo d'uva da tavola, no? E quindi mi piace pensare che comunque non sia una cosa a caso, perché magari quel grappolo d'uva che dava anche il vino poteva essere anche come alimento per le persone. Giusto, dici bene, perché Narni era famosa per un altro motivo, esportava uva passa. Esatto. E quindi vedi come i discorsi poi si allineano. E poi tu hai ragione, a un certo punto fu abbandonato per quale motivo? A parer mio per una questione anche molto di moda. Sì, di moda. Sì. Era il vino. Parliamo degli anni 80, della nuova, dopo il metanolo, la nuova enologia puntava tutta sui vitigni internazionali, esatto. Quindi andavano di moda i vitigni internazionali. È un vitigno anche abbastanza complesso e complicato da coltivare, perché soffre il caldo, ha delle vendemmie anticipate e quindi in vinificazione va spesso in riduzione, quindi e poi era visto come quel vino che doveva essere, che per secondo me è una cosa positiva e invece per qualcuno è una cosa dispregiativa, del fatto che doveva essere bevuto giovane, fresco e doveva essere consumato entro l'anno. Invece secondo me quella è la cosa positiva, perché ma io questa è la forza. Io ritengo che la forza di un grande vino è quello che uno, stando a tavola, ne beve una bottiglia, vuole bere anche la seconda. Quello secondo me è il vino più buono. E questo, il ciliegiolo ha questa caratteristica, quindi una caratteristica secondo me che è vincente. E lo dimostra il fatto che oggi i dati che ci dicono che in Toscana, dove sono molto più avanti di noi a livello di produzione vitivinicola con tante aziende importanti, è il vitigno rosso più piantato, quindi ci piace pensare che Narni abbia dato quella e quello spunto per far ritornare grande questo vitigno. Vuoi far incavolare Bettino Ricaso, perché allora sono capito. No, guarda, è stato due giorni fa, l'altro giorno ero invitato a pranzo un'azienda molto importante che è proprietà Moretti, Bella Vista. Sì. Moretti Bella Vista. E loro due anni fa hanno iniziato a piantare il ciliegiolo e sono usciti con un ciliegiolo. Quindi questo significa che, e questo io li ringrazio, perché noi abbiamo bisogno di sempre più persone che parlano di ciliegiolo, che parlano di questo vitigno, però probabilmente non ci siamo inventati una cosa così tanto per fare. Probabilmente forse avremo sicuramente più bisogno di crederci noi, esatto, noi che siamo qua. Perché, come diceva lei, questo potrebbe essere una grande fonte economica per questo territorio. È la forza della tradizione, no? Nel senso che abbiamo ereditato, abbiamo scelto cosa
cosa puoi prendere per poi mantenerlo, migliorarlo e speriamo anche di metterlo poi a frutto in modo più intelligente, nel senso che con i parametri che servono a noi oggi, nel senso modernizzarlo, ed è quello che è evidente si sta facendo ora, per cui è la forza di poter trasportare qualcosa nel futuro e sicuramente insomma, Giulia Giolo che poi, ha una via importante. Scusate, la vita è un'altra caratteristica. Che non, è, non invade territorio, e mi spiego meglio, non è inquinante rispetto al territorio, tu non gli dai robaccia per tenerla in vita. No, no, adesso scusa, la franchezza del linguaggio. Questo... Sento di coltivazioni in atto o in essere, o in futuro essere, che purtroppo questa caratteristica non ce l'hanno. Bene, io vi devo purtroppo interrompere perché... abbiamo dei tempi stabiliti tecnici, e capito. Ci sono nel palinsesto dell'edizione digitale di questa edizione particolare insomma che viviamo in tempi di pandemia abbiamo quindi varie iniziative, varie videoconferenze che devono andare in onda e quindi abbiamo dei tempi contingentati ma chiaramente questa conversazione ha tirato fuori degli spunti che meriterebbero grande approfondimento, come diceva Leonora, culturali, economici, aprirei a mille altre definizioni. Ringraziamo quindi innanzitutto chi ci ospita e quindi l'Associazione Corsa Ranello con il suo presidente Federico Montesi, e, coloro che comunque si occupano degli aspetti coreografici, quindi Sandro Angelucci e Patrizia Nannini, che appunto hanno allestito per esempio queste sale, ma che organizzano molte altre cose, soprattutto quando rifaremo a breve, spero, l'edizione in presenza, e Emiliano Luciani, che si occupa delle pubbliche relazioni, della parte di comunicazione, e che quindi veramente è il protagonista della divulgazione dell'associazione stessa verso l'esterno, facendolo con ottima qualità. E, quindi ringrazio tutti voi, a partire da Graziano Bartolucci che ha prestato la sua capacità per la lettura del racconto, Eleonora Mancini che ci ha aiutato a dipanare tutte queste argomentazioni nel modo più appropriato, Leonardo Bussoletti che è veramente grande promotore del nostro territorio e che è sempre un piacere condividere con lui varie iniziative e sempre dico questo perché mi piace citare una sua ottima iniziativa di legare il vino al restauro del, per esempio di lunette del chiostro di Sant'Agostino. Ciliegiolo for Arte è stato ecco. Veramente uno dei progetti che avevo più a cuore perché come tu sai per me il vino è Narni, è legato, ma non perché sono campanista, tutti mi accusano, ah ma tu sei troppo campanista, non so campanista, io ho fatto la cantina a San Gemini, quindi puoi pensare, però secondo me Narni è troppo tempo che è rimasta un po' ferma sotto questo aspetto, sì. È rimasta un po' ferma. Ah, Narni ha delle grandi potenzialità, ha delle bellissime cose, da vedere, Chiosso di Sant'Agostino è una di queste e quindi facciamo tutti i nostri sforzi e ci impegniamo per renderlo vivibile e più bello possibile, grazie al vino. Grazie. E in ultimo il nostro ospite speciale della puntata, Bruno Marone. Che offre la cena per caso. Sì, è giunta l'ora. Abbiamo già buona parte di ciò che ci occorre. Abbiamo anticipato. Grazie veramente Bruno. Figurati. Tra l'altro vi accenno che domani, sempre alla stessa ora, ci sarà un altro racconto delle pergamene, quello proprio segnatamente che hai appena citato, che riguarda l'uva passa, e quindi questa grande il discorso produzione. Continua. Il discorso continua, si lega un filo rosso. C'è un grande filo rosso. E poi proseguirà domenica sera
con un'altra tua presenza, un'altra tua interessante perla, e poi quindi ci sarà di nuovo la tua presenza, e poi si concluderà il 3 sera con un altro racconto, sì. Anche quello che ha per tema San Martino. Quindi rimaniamo nel tema. Certo. Ognuno abbinato a un'altra cantina. E quindi ecco, con questo vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima occasione.